Allora, rieccoci, siamo arrivati al capitolo Inter e anche qui, insomma, poi parliamo un po', no, delle strategie, di quello che si sta delineando di questa nuova Interoctree, che poi tanto nuova non è, nel senso che gli uomini che comandano la parte tecnica sono ancora gli stessi. Io voglio capire un po', Michele, quali sono le strategie di questo mercato creativo, perché così l'ha definito Marotta l'altro giorno, no? Dobbiamo fare un mercato creativo. Allora, io leggo che l'Inter vuole un attaccante, vuole un portiere, ma che prima deve cedere per crearsi un tesoretto. Sempre ricordando che l'Inter ha già acquistato Zielinski e Taremi, perché comunque due colpi già li ha fatti. Rispetto, insomma, sia al Napoli, alla Juve, al Milan che abbiamo visto prima, ma cambiano anche gli allenatori in quel caso. Qua non perché stiamo parlando dell'Inter. Però è sotto gli occhi di tutti che è molto avanti rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso l'Inter ha preso 12 giocatori, se contiamo pure Sensi e Agumè che erano tornati, addirittura 14, se contiamo Buchanan a gennaio 15. Quest'anno invece Zielinski va a prendere la casella di Klaassen e Sensi come alternativa a Mkhitaryan. Taremi va a prendere la casella di alternativa alle due punte, perché può giocare o con Lautaro o come vice Lautaro. Giustamente tu dicevi un altro attaccante, perché Arnautovic c'è, ha un contratto. Però non è proprio l'ideale alternativa a una seconda punta rapida. Quindi lì, diciamo, si potrebbe andare ancora a migliorare. Marotta dice che bisogna essere coraggiosi e spavaldi, non aver paura di alzare l'asticella delle ambizioni, perché anche l'anno scorso, quando tutti dicevano l'Inter si è indebolita, poi alla fine si è dimostrato, ed è una situazione peggiore di adesso, che si può fare anche il mercato creativo. Significa che se tu vai a prendere un giocatore che sulla, come dicevamo adesso per la Juventus, un giocatore che magari tu non pensi possa fare meglio di chi stai cedendo, e invece poi è inserito in un contesto, per esempio Thuram, se ne è parlato tanto la scorsa estate, ma io stesso, io più di Dzeko, che è stato un grande giocatore, però aveva una certa età, io ero convinto che con Lukaku, con le medio-piccole, tu partivi da 1-0. E quindi lo scudetto era, eri strafavorito, con Lukaku Lautaro si ricomponeva la coppia. Thuram era un progetto di attaccante, aveva fatto l'esterno, un solo anno da attaccante nel Borussia, 13 gol. Infatti, il vero punto di domanda è quest'anno: capire se farà meglio o peggio. Se Thuram è questo, Sì, oppure magari no, Thuram più ormai quello. l'abbiamo Però visto, le c'è caratteristiche che ha. una. No, Sicuramente, come certo. diceva Michele, l'Inter è più avanti, anche perché l'anno scorso parlava di 12-14 acquisti, ma sostanzialmente l'anno scorso perde la spina dorsale. Perché va via Onana, va via Skriniar, va via Brozovic, va via Lukaku e Dzeko. Quindi l'anno scorso, più che mercato creativo, è stato un miracolo riuscire ad innescare il tutto. Quest'anno, non partendo i big fino ad oggi, tu hai la possibilità di lavorare i fianchi. Io non trascurerei l'ipotesi, magari entro fine mercato, di andare anche su un difensore, perché qualcuno dice Acerbi adesso si è Acerbi e De Vrij operato. cominciano ad avere una certa età, bisogna vedere Carboni che valutazione gli danno, bisogna vedere Arnautovic se trova una soluzione, perché il mercato creativo è anche quello di dire entra uno e esce un altro. Ecco, bravo, Cioè, ma infatti serve un tesoretto. Io voglio capire con chi lo vuole ma fare l'Inter Carboni il tesoretto. Cioè, sicuramente non il vuole vendere un tesoretto. big, giusto? No, No. secondo me però con Io credo che si Carboni cercherà di trattenere Dumfries possa essere Dumfries, perché è un anno dalla scadenza, un come anno della Chiesa. scadenza, quanto vale? 15 milioni li puoi Anche fare su Carboni 15. Però non è un grande Anche tesoretto, Carboni, però, 15 milioni li Carboni invece ne puoi fare. Sì, parlano. sì, Sì, meno. Carboni ha L'Inter parte delle. da 30, poi ovviamente sarà Sì, difficile. 30 Esatto. milioni vuole l'Inter per No, Dumfries. Sì, parte da. La però. Aston Villa è Però. stata la prima che si è fatta avanti per fare un Però sondaggio. scusami, tu prima mi hai detto che Ealing 30 no perché ha il contratto Hai in detto la stessa scadenza. cosa E su Dumfries Ealing, che è 30 molto no più giovane. neanche, Ma infatti quindi ho no, detto che la scadenza. richiesta è Dumfries, è un Com'è lo giocatore che stesso fa l'esterno ragionamento? titolare È lo nell'Olanda, stesso e ragionamento, esatto, anche non è perché. un giovane, una giovane Esatto. promessa, non è Cioè, tu nemmeno un chiedi 30 per fuoriclasse. poi chiudere Sì, a no, insomma, 20 milioni 15. Certo. parte. No, Secondo è vero, me è. 40-45 milioni da Sono Carboni Dumfries puoi un prenderli. paio d'anni che Carboni sento. hanno offerto 20 a gennaio, la Ma Fiorentina, il sì, ma West ragazzi, Ham. ma cos'è? Carboni hanno Ma offerto allora. già 20 e l'Inter ha Sì, io rifiutato. capisco. Ma perché quanto vale Carboni? Fammi Ma scusa, capire. se 20 hanno 50 rifiutato, milioni? vuol dire che vogliono 50 fare almeno milioni? 30. 30 No, milioni. no. Queste sono le Ma se non lo valutazioni che dà fanno, è un l'Inter, poi bisogna giovane. vedere se c'è un'offerta, È un chiaramente. 2005 che nei Se pre-convocati arriva un pazzo e ne offre dell'Argentina. 40, può pagare anche 40. La domanda No, richiesta, cioè lì esatto. Allora, dipende. facciamo che facciamo E nei una tara. pre-convocati della Coppa America, No, cioè della no, squadra campione del convocato mondo, al posto di Dybala, ad attenzione, oggi, poi può quindi. darsi che viene Cioè, tra tagliato Dumfries, lì, il verrà discorso è tra tagliato. Dumfries e Valentin No, Carboni facciamo. 40 milioni?
45, diciamo. No, sì, 40, 25 L'Inter più 15. Allora, ah, sì, 40 è fattibile. Anche 52, perché ragazzi. Valentin Carboni per meno di 30 non lo vendono, hanno già rifiutato 20. È giovanissimo, 20. Certo, c'è ragione. È un 2005. C'è ragione, c'è ragione. Oh, poi, sì, l'unica sarebbe. Cosa non ha dimostrato tantissimo. No. Cioè, onestamente, non ha dimostrato niente. Ha fatto panchina. Non ha dimostrato niente, ragazzi. È un potenziale. Non dimenticatevi la quanto vale. Matteo, tu fai l'allibito, ti do ragione. Ragazzi, Dragusin l'ha venduto a 45, no, 40. Ti ricordo la valutazione. Capito, non è che ha giocato. Aspetta, ragazzi, non facciamo però trasmissione a blocchi, se no non si capisce niente. Matteo, perdonami, ti ricordo la valutazione di Casadei. 15 esatto. Più 5. Sì, infatti, cosa dei dov'è adesso? Appunto. Nel Chelsea. No, però no, ci sono quelle voci. Però vedi, 15 più 5, sì. Qui si sta parlando di più di 30. No, io sto dico, parlando di 20, 25, 28, perché comunque un nazionale alla fine convocato. Sì, sì. No, sì, ma se va in Coppa America, se va bene in Coppa America, è chiaro che... Forse mi sono espresso male sia su Ealing che su Dumfries. No, ma io su Ealing ti vengo dietro, su Dumfries... No, la richiesta è una cosa, poi quello che saranno è un'altra. Ovvio che l'Inter non va a chiedere, ne voglio 15 di Dumfries, dirà ne voglio 30, poi però sempre il mercato intelligente è anche questo, cioè cercare, come dicevi tu prima, di capitalizzare il più possibile. L'unico è Dumfries oggi, ma perché? Perché va in scadenza. Dopodiché il problema attaccante, deve uscire Arnautovic, allora lì devi essere bravo a... E anche Correa. Quanto guadagna Arnautovic? Ecco, devi essere bravo a regalare... È 3,5 l'ingaggio, ecco, non da poco. Però devi essere bravo a far uscire Arnautovic e inventarti qualcosa per andare su Gumson, magari inserendo qualche contropartita tecnica. Ecco, questo è il progettino. Giocatore, perché di fatto oggi l'Inter è fatta. Cioè adesso stiamo... Sì, a meno che Marotta non vada su uno di quei colpi sul vecchio stile che faceva ti salta fuori il parametro zero all'improvviso. No, che ti vende un big... No, scusa, sono tre... E con un big te ne fa comprare tre forti. Cioè, oggi all'Inter di quelli che puoi monetizzare di più di tutti in assoluto sono tre. Sono Bastoni, Barella, no, quelli vogliono e Lautaro. Si parla di 80, 60, 100, cioè lì si va su cifre alte. Vabbè, quelli sono i top, diciamo. Lì dipende Octri cosa gli chiede. Ma io perché se Octri gli chiede un ingresso grosso per far mercato e trattenere una cifra è un conto. Noi non sappiamo queste cose. Octri vuole il pareggio di bilancio in un tempo ragionevole e si pensa che col Mondiale per club l'anno prossimo, perché l'Inter quest'anno chiuderà circa meno 40, lo può raggiungere. Quindi poi fa fare all'area tecnica. L'area tecnica, la scelta è di toccare il meno possibile questa squadra. Quindi non vogliono fare, scegliamo i big per prenderne due, non vogliono toccare. No, quindi, non vogliono, però se si palesa la possibilità, sta a vedere che Marotta non è uno che non ci pensa. Ma la possibilità avviene in questo caso. Se c'è una big d'Europa che convince il tuo top. Esatto. Ad oggi non c'è questa big. L'esempio storico di... scusami, per paragonarti, l'esempio storico di quello che fece Luciano Moggi vendendo Zidane e comprando Buffon, Thuram e Nedved. Cioè, se arriva un'offerta per Lautaro folle oggi con l'ingaggio rinnovato. Però oggi non c'è nessuno che sta offrendo per Lautaro, Barella... Però io oggi ho paura di uno. Un secondo solo, fatemi sentire anche Raffaella sull'Inter. Se ragioniamo al 6 giugno. Raffaella. Ma io credo che quando si vince si crea un problema opposto, che è quello di alzare l'asticella, perché naturalmente adesso l'Inter deve trovare continuità, ovviamente nelle vittorie in Italia, deve poi dimostrare qualcosa in più in Europa e anche oltre. Quindi naturalmente è difficile andare a migliorare una squadra che di per sé già ha dimostrato di essere quasi perfetta. Naturalmente gli innesti di Zielinski sono stati molto importanti e l'unico ritocco che andrebbe fatto sarebbe in difesa, qualora appunto si valuti la situazione un po' precaria di De Vrij e di Acerbi. Però per il resto sinceramente non credo che ci siano molte cose. Poi se, come diceva Francesco, arriva l'offertona per il top player o magari per il loro big, ma io non credo che Inzaghi accetterà mai di cedere un Lautaro o un Barella, insomma, sarebbe lui, un po' un suicidio. Non decide lui però. Soprattutto ci sono tante alternative attuali. Sì, no, ma... io ho paura di un nome. Chi? Bastoni. Bastoni? Perché secondo me se arrivano tanta... Cioè, attenzione, il Manchester sarà comprato in tempi non recenti, ha speso 80 milioni per... Se arrivano 80 milioni per Bastoni... o comunque perché Bastoni, no, ragazzi, parlando... 80 milioni per Bastoni, tu non lo venderesti. No, sto dicendo, se arrivano 70, allora il Manchester United ieri che Barella ha preso il più costoso italiano. No, aspetta, il Manchester United quanto ha speso per aveva speso per Varane 80 milioni. Ok, allora Bastoni, però Varane arriva dal Real Madrid, sto facendo una provocazione sotto questo profilo. Allora oggi Lautaro ce l'hai, ti vale 100 l'anno prossimo. La crescita di Bastoni a livello tecnico... Sì, Riccardo, ma Varane ha vinto delle Champions sul Real. No, sto dicendo... Stiamo parlando di possibili offerte. Adesso ho parlato... Sì, Bastoni 60-70 rivali. Oggi Bastoni è da Premier.
Sì, okay, Barella perché, pure. Sì, ma Barella è uno che dice a centrocampo, ma Bastoni oggi ti fa il terzo, ti fa il centrale, ti fa il quinto, cioè oggi Bastoni è un'ala aggiunta. Però vedi la differenza... Se tu mi dici, arriva l'offertore, oggi, lo dico già da parecchio tempo, oggi l'unico che veramente mi può spaventare è l'uscita di Bastoni. Perché su Lautaro c'è che però comunque... ha rinnovato l'anno scorso. Sì, però capisci che se arrivano 70 milioni per un terzino. Sta bene a Milano, sta bene a Milano. Ma la domanda è, arrivano 70 per un terzino, 80 per Barella, 80 per Barella, 100 per Lautaro. Io credo che comunque ti metti al tavolo. È quello che dico. Però poi dopo ovviamente oggi tu il più appetibile, secondo me, ripeto, continua a essere Bastoni. Perché se tu vai a vedere l'Europa, le big, però non funziona che prima arriva l'offerta alla squadra, almeno nelle condizioni dell'Inter, che non è l'estate del 2021, dove aveva chiuso almeno 145 e doveva far partire il B. Qua invece devono convincere il giocatore. Se convincono il giocatore, Marotta per filosofia non tiene nessuno scontento. Anche perché l'ha fatto con Skriniar e poi si è visto come è andato a finire, no? No, lì è stato... Come? È stato un errore. Ti offrono 70 milioni per Bastoni. No, ma devono andare prima da Bastoni e Bastoni deve essere contento di andare via. Ma se gli offrono 8 di ingaggio a Bastoni. Ragazzi, però a volte è il contrario. È Bastoni che arriva da te e ti dice: guarda, che mi offrono 15 milioni all'anno. È quello che dico io. Porti 80 milioni. Esatto, è proprio così che va. È quello che sto dicendo io. È così che funziona. Secondo me funzionano tutte e due. Ma io oggi so che all'Inter nessuno si vuole muovere. Nessuno va dalla club se non capisce che il giocatore vuole partire. Se tu dici mi offrono 10 milioni, portamene 100. Nessuno si vuole muovere finché non arriva uno che ti dice: Ciccio, no, quanto tu dici, guarda che c'ho Francesco che mi offre 8 milioni di ingaggio. Marotta dice: va bene, facciamo la proporzione, portami 80, ne parliamo. Sì, no? Però non capisco perché tu ti spaventi di questo. No, cioè, se arriva un'offerta fuori mercato per Bastoni, la accetti, ma non perché sei obbligato, l'accetti perché probabilmente si spaventa Federico perché si è creato per me a livello tecnico, so, guarda cosa arrivo a dirti, per me a livello tecnico oggi perdere Bastoni è più grave di Lautaro. Ah, ok, quindi tu non lo venderesti per nessuna cifra. Dal mio punto di vista Bastoni oggi oggi Bastoni è un giocatore. No, per me Lautaro è il più. Però queste sono opinioni, ognuno ha la sua. Lautaro è un attaccante, come diceva Francesco prima. Però questo è fantacalcio. Oggi non ci sono offerte che stanno facendo vacillare. Però per questo dico parliamo. Ruggeri dell'Atalanta lo ricorda Bastoni, eh? Chi? Ruggeri dell'Atalanta lo ricorda molto Bastoni. Ruggeri fa più l'esterno, il ruolo di Di Marco. È il ruolo suo di quando Francesco prima parlava oggi tre forti da cedere sono quelli. Io ho detto. A me spaventa Bastoni a livello tecnico più che gli altri due. No, però dico siccome. Però stiamo dicendo che il tesoretto l'Inter non lo vorrebbe fare vendendo un big, giusto? Per esempio, come lo vuole fare? Per esempio, Valentin Carboni, se arrivano i 30 milioni, ripeto, sono arrivati a 20 a gennaio, quindi non è una cosa impensabile. Ha fatto bene poi lui, tra l'altro. Come? Da gennaio in poi ha fatto pure ha fatto bene, comunque è convocato in nazionale, quella la vetrina principale. In Inghilterra per un 2005, se capiscono che ha il potenziale, insomma, possono anche arrivare. In quel caso, ma anche la Fiorentina di Palladino, che ha adesso appunto l'allenatore che lo conosce, potrebbe andare a fare un'offerta per Valentin Carboni. L'Inter potrebbe anche fare un'operazione alla Fabian, che è andato al Bologna per 5 milioni, ma con recompra a 12. Certo, più si alza la cifra di base, più poi diventa difficile stabilire la cifra per andarlo a riprendere. Però lui, poi l'Inter ha una serie di giovani, da Oristanio al Cagliari, che è riscatto a 4, Sebastiano Esposito, la Samp. Bellanova, non mi ricordo, è ancora vostro. No, Bellanova non più. Non venduto. Satriano, che al Brest ha fatto comunque una buona stagione, sono arrivati terzi, non ha segnato tanto, ma sono tutti giocatori da 5, 6, 7 milioni, perché l'obiettivo dell'Inter può essere Gudmundsson davanti, in attacco, è più difficile che vale quanto, tra i 30 e i 35 costa, però è tra i 30 e 35, quindi se tu mi stai dicendo che Gudmundsson vale quanto Carboni e io è lì che Gudmundsson ha fatto qualche gol, ma Gudmundsson ha 10 anni in più, l'età conta, i giovani contano tanto, certo, sui giovani le proporzioni sono completamente diverse. Quanti anni ha Gudmundsson? È un 97 credo. Però l'incastro è più complicato, è quello, perché devi cedere Arnautovic. Esatto, devi avere l'incastro perché l'Inter lì perché non ha la casa, c'è anche Correa da cedere. Non puoi prendere c'è anche Correa da cedere che ha un ingaggio. Quello sì, poi però... tra l'altro è un problema perché ecco Correa... perché io avevo detto 3,5, mentre Arnautovic è 3, ha il decreto crescita e quindi all'ordo è 4. Sì. È un ingaggio quindi è più, mentre Correa è 3,5. Però l'hai comprato a 10? Sì. Chi? Arnautovic? Sì. Infatti Correa ha anche ancora 8,5 di ammortamento. Quello è l'incastro difficile. Non sono giocatori facilmente piazzabili. No, Inzaghi vorrebbe un attaccante, ma devi... In più Arnautovic, però l'ingaggio alto, in più Arnautovic vorrebbe rimanere. Certo. Ad oggi ha detto... No, no.
Como con i soldi che ha deve prendere... Ha 7 anni in più Gudmundsson. Io ho 2005, 19... Io ho letto... 96. Lui 26, Como, sì. Ad esempio. Non so se ma Sensi ormai è scadenta. Non... Ah, Sensi scade adesso? Sensi, Klassen, Sanchez, okay. Sono tutti via sì, parametro... Sì. Però è vero, anche allora il portiere, abbiamo detto che l'Inter con Bento... che il portiere dell'Atletico Paranaense l'anno scorso ha strappato una promessa, infatti lui verrebbe, però il problema è che è stato convocato a marzo dal Brasile, ha fatto bene, adesso va pure in Coppa America e quindi in Inghilterra sono arrivate le pretendenti, quindi in una situazione in cui tu devi fare anche un po' attenzione ai conti, pagare un portiere 20, è per questo che si sono fatti adesso i nomi di Martinez del Genoa che piace, di Okoye del però se prendi quei profili lì dell'Udinese che... Se prendi quei profili lì, devi poi programmare in futuro il portiere numero uno. No, però Martinez io andrei è anche su Carne Secchi tutta la vita. No, però dico. Martinez cioè, anche il portiere dell'Udinese sono portieri non sì. Vecchi, non ultra trentenni, sì, però... in cui l'Inter vede un talento. Però addirittura da diventare il titolare. Da diventare il titolare nel giro di un anno. Potrebbero? Sì, perché Sommer comunque ha sì. Un altro anno lo fa sicuro. Però devi trovare il numero uno. No, Sommer sicuro, però Martinez e Okoye tu li vedi come possibili nuovi titolari. Se l'Inter li prende in quell'ottica, non per fare il secondo all'Audero. Tra l'altro Audero non è ancora da escludere, oggi ne ha parlato anche Tinti, sì. Che diceva che entro il 14 giugno l'Inter ha questa opzione. Quindi Audero non è ancora sicuro escluso. L'ultima cosa sul difensore centrale, è vero che l'Inter ci sta iniziando a pensare per il futuro, però quest'anno, buongiorno, piace a tutti e piace anche all'Inter, però quest'anno è difficile da inserire. E c'è un ultimo aspetto da considerare, le liste Champions. Buongiorno, viene al Napoli. Buongiorno di esatto, Napoli, giunto lì il Napoli, perché il Napoli te l'ha già cassato. No, ma è vero, Raffaele. No, ma infatti, è facile questo. Ma infatti facile. Ho detto che l'Inter non ha in questo momento la possibilità di fare l'offerta. Ieri il presidente del Torino ha detto proprio su Buongiorno, ha detto non è in vendita. Quando lui dice così è perché c'è qualcuno che è già stato venduto. Riccardo, è l'inizio di un nuovo corso, perché è cambiata la proprietà, però poi se vai a vedere no, nello specifico, in realtà per ora si va avanti nel segno della continuità, cioè... Marotta addirittura viene promosso a presidente, ma mantiene no, il controllo dell'area tecnica. Sì. Antonello, che già c'era prima, continua ad avere invece il controllo della parte economica. E poi c'è Piero Ausilio, che resta a fare il direttore sportivo. Ci aggiungo anche l'allenatore e ci aggiungo il capitano, per cui non è cambiato niente alla fine. No, non è cambiato nulla. Credo che ci possiamo leccare i baffi per come era stata... Perché lo stesso Zhang disse in tempi non sospetti... Sto lottando per garantire la stabilità del club. Lì qualcuno si era spaventato. Beh, lì lo disse Prodomo sua, credo. Sì. Cioè lui voleva no, in qualche modo. Non mi aspettavo, devo dire. Noi avevamo sempre detto da 3 anni a questa parte che c'era questo paracadute. Penso che neanche Michele si aspettasse un ingresso così a gamba unita di Octree all'interno dell'Inter. Non era il loro programma. Però... No, però è molto istantanea come cosa. Cioè hanno risolto in 10 giorni la questione del presidente, hanno rinnovato rinnoveranno Lautaro e Barella, rinnoveranno Inzaghi. Sì, diciamo che io si sono anche trovati adesso... però un piano tracciato. Certo, cioè, non hanno fatto altro che... Non dimentichiamoci che Octree con 2 suoi elementi è nel CDA dell'Inter già da 3 anni, quindi hanno già visto come lavorano, eccetera. Io credo che adesso il prossimo obiettivo di Octree, perché non credo che come tutti i fondi sia il fatto quello di tenere l'Inter tanto tempo, sia accelerare sulla questione stadio. E la figura di Antonello che rimane nel CDA è una figura importante, l'ha detto anche Marotta, l'Inter ha bisogno di fare questo step e che ha bisogno di fare tutti, perché oggi questa è la differenza. Tu puoi fare ricavi, puoi aumentare gli sponsor, ma con lo stadio di proprietà ti cambia il mondo, anche a livello di marketing, per eventualmente vendere il club. Octree, che è un fondo americano, sfrutterà tantissimo ad esempio il mondiale, che si disputerà l'anno prossimo negli Stati Uniti, però non cambia sostanzialmente, non è che adesso arriva Octree e arrivano dentro milioni, si continua nel cercare di arrivare al pareggio di bilancio, col mercato, come diceva prima Michele, oculato, rimane sempre sul fatto che uno entra, l'altro esce, è chiaro che loro trovano una situazione che è sicuramente migliore di quella che trovò Suning, quando arrivò come presidente. Certo, cavolo, parte sì. Da una squadra campione d'Italia. Trovano un progetto tecnico molto migliore, ma trovano anche dei conti migliori, perché comunque io parlo di bilancio dell'Inter, sì, no? Sì, bilancio. Il bilancio dell'Inter in questi anni è migliorato. È sceso da arrivo, 200. Michele, volevo sentire Raffaella... Anche quello di Zhang è migliorato. No, quello di Zhang no. Quello di lì, io parlo dell'Inter società, no? Zhang direi che non è uscito benissimo. No, Raffaella, volevo capire se tu credevi che il cambio di proprietà cambiasse così poco a livello di...
scelte societarie e aziendali o se ti aspettavi invece magari una rivoluzione più netta? Ma l'epoca dei presidenti proprietari è quasi finita, ormai sono rari, si tratta di passare da un fondo all'altro, quindi non è che c'è molta differenza. La cosa che mi fa un po' sorridere in senso buono è l'investimento di Marotta a presidente dell'Inter. Mi fa anche magari pensare a qualcosa, chiedo scusa per la voce, ogni tanto va via, qualcosa di positivo nella visione sempre della rivalità che c'è tra juventini e interisti in questo caso. Non esiste. Sappiamo che Marotta è stato... Come? Non è mai esistita, è inventata. No. La rivalità è col Milan. Qualcosina, diciamo, ho letto, però diciamo vedere Marotta, che è stato il simbolo dei scudetti consecutivi della Juventus, il simbolo comunque della Juventus invincibile, adesso ricoprire addirittura la carica di presidente dell'Inter, mi fa pensare che forse si dovrebbe capire sempre di più che si tratta di professionisti che quindi purtroppo o per fortuna in un certo senso le differenze calcistiche devono studio essere io. Voglio Raffaele in studio. No, questa. No, perché tu stai toccando un tasto che tanti non toccano, e che lo tocchi io di Napoli, fa enormemente piacere al sottoscritto, perché Marotta è quello che indica la bottiglia con i 36 scudetti, adesso parla di due stelle all'Inter, deve decidersi dove stare. Come ha detto Raffaele, è un professionista, quindi sta dove lavora. Ma esatto. Il professionista deve decidere dove stare, dato che era quello che faceva anche propaganda per togliere lo scudetto regalato a Calciopoli all'epoca della Juve. Ci sono tante cose fatte che la gente non dimentica. Noi abbiamo c'è un motivo di questo, perché lui pensava che la Juventus fosse la sua ultima tappa, non è stato lui a scegliere. Io dopo è un altro discorso, Michele. Io dopo... faccio un esempio. Se tu ricopri degli incarichi istituzionali importanti, ricordati che quello che tu dici, scrivi o fai rimane oggi, sì, ancora più di ieri. Può essere che ha più di e 60 anni, questa roba tu pensi. Fa specialmente strano in quello che dice lei, sta sollevando un discorso sì, ma abbastanza un esempio, interessante. Per esempio, quando Giuntoli che voi non dice il buon 5 maggio, no? Cioè non è che è una sua battaglia il 5 maggio, cioè non è stata una sua Juve il 5 maggio. Infatti. Oppure quando Marotta fa il segno che dici tu dei due scudetti in più o faceva quelle dichiarazioni, non era la sua Juventus. Però in quel momento, Giuntoli oggi e Marotta all'epoca, erano dentro il mondo Juventus e secondo me si volevano far vedere sempre di più, per di più Marotta a una certa età, come era la sua ultima squadra, e voleva anche, di fronte ai tifosi della Juventus, farsi vedere un po' però Juventino. Oggi, però oggi è presidente oggi dell'Inter. Se tu dici che la Chiesa non esiste, scusa, passami il termine, non sto dicendo questo, ma se tu dici che la Chiesa non esiste, dopo 3 anni non ci vai a lavorare. Ma io sono d'accordo. Ho capito. No, allora tu o dici le cose in un modo e le mantieni, perché puoi anche farlo, puoi anche essere uno che dice io ritengo che gli scudetti della Juve sul campo fossero quelli. Perché quello dicevi. Sì, non è che tu sei un tifoso, sei un dipendente professionista. Ma lui, ripeto, io me lo ricordo quel giorno di settembre quando... diciamo lui annunciò anche un po' a sorpresa, eravamo allo stadio a San Siro nella sala stampa e Marotta annunciò che insomma avrebbe lasciato la Juventus, ma non è che lo diceva ho fatto questa scelta perché lui la lasciò perché non era in linea, no, con l'Inter è stata un'opportunità, ma lui all'inizio secondo me non avrebbe, cioè immaginare adesso addirittura è diventato il presidente, il punto di riferimento. È stata una carriera che, come ha raccontato l'altro giorno dal Varese, 50 anni di calcio, e anche per dire, dopo aver vinto 7 scudetti con la Juventus, tu vai nella rivale che è quarta in classifica, non l'ottava per lo scudetto, la fai diventare la prima squadra in Italia come era stata la Juventus, cioè, secondo però me è ci sta quello che dice massimo, Francesco percorso... la curva scriveva Marotta rifatti gli occhi però Conte non ti illudere, vabbè, piuttosto di te Gasperini, però, questa è la curva però, nostra. Questo vedi, poi il tifoso no, lo può anche fare, al di là poi delle offese che non sono mai piacevoli, però il tifoso no, prende una posizione, ma tu dici il dirigente, il presidente, esatto, invece è meglio che non lo faccia. Finché lo fa il tifoso la curva, ci sta, lo fanno tutti. Il dirigente massimo della Juve all'epoca vince lo scudetto, indica il numero con le dita e fa il 2 in più. Sono d'accordo, ma infatti a me non piaceva Francesco quella cosa. Oggi è molto sottile oggi, il discorso. Oggi, come sono stato conquistato io da Marotta, l'altro giorno, quando Alejandro Cagno ha detto il nome Marotta designato nomina di presidente, i soci, anche i piccoli azionisti, è scattato, nemmeno hanno finito di dire Marotta, l'applauso. Vabbè, ma questo perché era il presidente? Ma per dire che allora io c'ero anche lunedì, oltre al CDA, lunedì così. La festa degli Interclub a Milano. Sei innamorato Michele. Così. Michele. No, ho capito, ma lui... No, è vero, sei completamente... Però, ragazzi, cioè, però, quando tu vedi che una società è strutturata come non lo è mai stata...
E come fai a non riconoscere d'accordo. Il lavoro? Ti dico una cosa in più. Credo che tutti lo dicano. Quando Marotta è bravo ed è grande, io riprendo un discorso fatto a gennaio tra me e Massimo Brambati su una diretta mia, dove la gente ha estrapolato di 6 minuti di video pezzo a piacimento. Lo sa perché girano nel fast club, fast page dell'Inter. Stanno girando, mi hanno taggato, a me sta roba diverte, anzi vi ringrazio che mi mandate pure in hype, quindi continuate pure così. Non si può estrapolare su 6 minuti di diretta un discorso intero dove il punto era... John Elkann vuole tentare di riportare a Torino Marotta, che ha già sentito. Marotta poi non ci va perché Marotta è dell'Inter, ma il concetto è che ci voleva riprovare anche Elkann a riportare. Il contatto ci fu. Come a da mettere di fianco a Giuntoli. Poi Marotta, giustamente, l'Inter si è la tira esterna perché è il più bravo di tutti in Italia. Ma infatti, dire Marotta Francesco, va alla Juve, scelta... dire Elkann vuole riprovare a portare Marotta, sono due cose diverse. Lo vuole fare perché. Ma infatti, perché Francesco, è più bravo. La scelta di presidente, quando lui aveva detto che era il suo ultimo contratto, come diceva Riccardo, il rinnovo fatto da Zang intelligentemente in una fase in cui c'era, insomma, non più tante certezze, lui fa il rinnovo fino al 2027. Oggi, con questa nomina di presidente, puoi far andare oltre il 2027 perché lo stai. Io l'ho visto rilanciare. Ma tutti l'ha detto i tipi anche di... lui, no? All'inizio aveva detto così, poi ha però detto: questo è un gruppo, una famiglia, no? Sì, no, ma si vede poi, che capisci? Ti dico li riconoscono tutti. Lui fino a prima di questa carica, ok, pensava di non arrivare a fine del mandato. Perché è molto stanco fisicamente e perché voleva andare a fare un altro tipo di mestiere. No? Questa te lo dico perché io ho letto dei messaggi. Sì, ma io ci parlo. Lo vedo sempre in piena forma. Ci parli, ma magari te che sei giornalista non ti dice le cose perché poi vai a dire in televisioni. Certo. Io che non ci parlo. Poi Marotta sa anche. È bravissimo. Il dire tutto. Guarda, ti ricordi con Higuain? Lo volete prendere? No, l'aveva preso 2 mesi prima e dice di no. Però io, Francesco, non l'avevo mai visto con gli occhi lucidi come l'altro. Io voglio arrivare a questo, infatti. Ti sto dicendo fino a prima di questo incarico. Fidanzato di Marotta. Lui. Di questo incarico nuovo da presidente, la sua idea era di quella comunque di andare avanti un altro annetto e mezzo, due al massimo, e poi andare a fare un altro tipo di mestiere, ok? Sì, l'ha detto. E lo so perché questa persona con cui interagisce si sente spesso con lui e si scrivono, io ho visto dei messaggi, oltre che delle cose, no? Adesso, con questa carica da presidente, probabilmente questo dubbio ce l'avrà anche lui perché... In questo modo magari tu ti senti anche più responsabilizzato a rimanere di più. E questa è una mossa, secondo me, strategica del fondo. Certo. Però vengo dalla tua parte, perché il fondo quanto durerà? Secondo me loro ovviamente fanno il discorso medio e lungo termine per far capire. Però se tu vuoi tenere di più Marotta lo fai presidente. Ho capito Riccardo lo stadio, quello ma l'Inter, la proprietà, vuol far crescere i ricavi. Certo. Con lo stadio ancora di più. Però dopo deve sempre arrivare un'offerta. Mentre Zanga aveva la deadline e poi doveva... risolvere quel discorso, loro non hanno una deadline, però la deadline è la loro mission, che è vendere. No, certo, ma quello non hanno il tempo, volevo non c'è la scadenza. Però non hanno mai detto quando. Esatto. No, però nel momento in cui, però per dire quello che diceva Francesco, se tra 2 anni, non tra 5, arriva Mister X che ti dà 1,5 miliardi, Octree vende. Nel momento in cui vende, poi il presidente lo decide il proprietario. Esatto, mette il suo amministratore però, delegato. Quello certo. Che volevo tornare un attimo sulla questione che... Loro sono, sfidano. Io sono d'accordo, sposo la tesi di Francesco sul fatto di Juventini che mettono, eccetera. Di queste cose l'interista ne ha subite. Quindi perché Ronaldo che va al Milan, che quando segna fa le orecchie alla curva... Il Milan che osanna i due dirigenti che compra che prende Fassone dall'Inter, Mirabelli. Fateci il miracolo, piuttosto che altre situazioni. Mourinho stesso, che adesso Michele si arrabbia, ma no, Mourinho stesso che il giorno della presentazione alla Roma, Mourinho... Mourinho è un battitore libero. Sì, no, però capisci, il tifoso subisce il fatto che Mourinho, che è... intoccabile, per me ma per tanti dica però io arrivo, ma la diplomazia di Marotta è un altro livello. No però Mourinho che parlò dei debiti dell'Inter, certo. Parlò dei debiti, che fa di tutto per prendere Perisic, cioè capisci, l'interista tifoso ha subito queste cose, quindi subisce anche questo, no? Nel dire, io sono stato sempre uno... Però se io prendo uno nella mia dirigenza che se Giuntoli fino all'anno scorso avesse detto la Juventus ha 36 scudetti, non 38, adesso arrivo e mi dice il contrario, dico mi stai piando per i fondelli. È quello che ha detto De Laurentiis, ha detto non me l'ha mai detto che era Juventino. Lo sapevo, Raffaele, non è vero? Non lo sapeva, però prende conto. È rimasto spiazzato. Però prende conto, la Juventinità di Giuntoli. Aspetta, fammi sentire Raffaele. C'è una situazione simile a Napoli, una situazione parallela, perché naturalmente adesso tutti plaudono per fortuna all'arrivo di Conte, che è sempre stato un
animo bianconero, così come l'ho definito ieri anche sui social, e sono felice di questa scelta perché magari l'arrivo di un animo bianconero a Napoli come leader potrebbe calmare un pochino una volta per tutte questa assurda rivalità che a volte... Brava! Lo però... sanno, loro lo sanno e lo dicono, voi non basta, lo sanno. No, io chiudo dicendo... Francesco è dalla tua parte. Però, per lo sanno anche loro, che poi c'è, la chiave che chiude tutte, tutte le porte, che sono i risultati. Certo. Poi lì è chiaro, no? Perché se Marotta perde questo scudetto piuttosto che... Ti ricordi come era stato dipinto Marotta? Venne all'Inter per fare i danni, no? Ti ricordi che no, dagli stessi interisti. Si girava la battutaccia della spia Juventina. Noi abbiamo opinionisti che non esultano uno scudetto perché c'è Conte allenatore. No? Chi sono? Chi? Beh, uno è Danilo, solo il grande Danilone che ieri può. Ha detto che vuole Conte al posto di Inzaghi. Sì, però ieri è vero, ha detto così. Danilo... Allora ci deve mettere d'accordo anche lui. Però Danilo dice sempre io sono Danilo in una categoria a parte, lo dice già da solo. Sono io e poi oppure quelli che non ti fanno impressione. Oppure sento già, vedo i frusci Danilo è sui social che ci sono juventini che non tifano l'Italia perché c'è blocco Inter. Ma che cagà, scusa. No, però dai, ci sono queste cose. Vive veramente una vita. Ci sono queste cose, vanno vissute, cappello che dice non vado mai alla Juve allora, e poi va alla Juve. È davanti per tanti anni con la difesa della Juventus e con mezza squadra della Juventus, che facevi? Cioè, no, io ti favo l'Italia. Io ti favo l'Italia, ma certo. Non so più cosa dire. Ma certo che ti mi fermo, però Riccardo, io lo dico adesso. Io lo dico adesso. Se la Juve non vince lo scudetto non lo vincerà l'anno prossimo perché non è ancora No, non ci credo che lo dici. Se lo dico. Se il Napoli di Conte vince lo scudetto alla facciazza vostra e certo che sei e ve lo stacca, io vado a Napoli a festeggiarlo. Vabbè, ma festeggio a prescindere. No, nel senso che se non lo vince l'Inter tu sei contento comunque. Fra, se lo vince il Milan festeggia anche con me. Festeggia anche con me se lo vince anche il Milan. Col Milan? Rispetto a loro? Sì. Un po' meno, ma sì. Ma non come loro. Vi devo fermare perché c'è la sigla. Allora, intanto voglio ringraziare e salutare Raffaella Iuliano. Grazie Raffaella per essere stata con noi. Poi grazie e buonanotte Riccardo Fusato. Arrivederci, buonanotte, alla prossima. Francesco Pini. Buonanotte, grazie. Michele Borrelli. Ciao, buonanotte. E Matteo Mosconi. Ciao a tutti, buonanotte. Ci vediamo domani, soliti orari, quindi il TG Sport ore 13 e poi ovviamente dalle 20:30 diretta studio. Buonanotte, a domani. L'Europa è...